Mattino Lombardia e adesso, visto che è così arricchente star tutti insieme al mattino, parliamo di Feng Shui con l'architetto Luca De Nova che è tornato a trovarci. Buongiorno. Ciao, Monica, sai che noi donne impazziamo per il Feng Shui, adesso vi spieghiamo tutto che cos'è, cosa tutti non è, però insomma partiamo un po' da un discorso che ci facevamo fuori onda e come sempre quando qualcuno mi racconta qualcosa che mi interessa dico ma vieni dentro e raccontalo qui, no? Certo. Allora intanto diamo il tuo sito, partiamo allora, così. www.ldnprogetti.it. Perfetto, perché poi insomma se uno vuole dice ah, guarda che secondo me sta casa con un pizzico di Feng Shui forse mi darebbe più energia. Tutto Feng Shui. Ma la radio per esempio è a Feng Shui? Tantissimo in sintonia con Feng Shui. Perché qui gira buona energia, ma sai che ce lo dicono sempre gli ospiti? Ah, come, che c'è un'energia qua dentro? I colori fondamentali del Feng Shui sono rosso e arancione per quanto riguarda la vitalità, l'energia e tutto quello che riguarda il benessere. E voi siete in perfetta sintonia. Siamo giallo, rosso. Vivo. E poi anche la vostra mission, non ci fermiamo mai. Quindi anche avere non nella testa un progetto mentale data dall'energia che ci offre il Feng Shui. Bene, ma partiamo dai discorsi che ci facevamo alla macchinetta del caffè. Allora, detto questo, il vero signore si riconosce dalla casa, non da tutto quello che può esternare come questo momento rigido, crudo, vero, tutto quello che è l'apparenza. Bisogna apparire con la macchina, bisogna apparire con l'orologio, bisogna apparire col vestito fashion. Ma il vero signore non è l'apparire. Non è l'apparire, ma si riconosce comunque dalla casa. Non intendo una casa lussuosa, una casa ricca, intendo una casa anche sobria, però comunque accogliente. Accogliente, ordinata e rigorosa. Detto questo, quando invece la casa toglie, fa mancare questa energia, noi viviamo un senso di malessere. Questo senso di malessere si ripercuote nella nostra giornata. Infatti il Feng Shui cosa offre? Il Feng Shui è un'ottima lasagna giapponese. Un'ottima lasagna giapponese, bellissimo. No, sto scherzando. È un'arte orientale. Sì. Praticamente riguarda l'armonia degli spazi. Il termine se stesso richiama il vento e l'acqua, dove il vento è la salute e l'acqua è la pace. I principi del Feng Shui sono i campi magnetici ed energetici che ti offrono gli spazi. Questi spazi com'è che devono essere bene o male gestiti o progettati secondo i principi del Feng Shui? Se vogliamo progettare una casa comunque dall'esterno dobbiamo avere un drago verde a ovest, che questo drago verde sarebbe questa piantumazione di piante molto alte. Che quindi piante a ovest. A est una tigre bianca, piante leggermente più basse. A nord una tartaruga, che potrebbe essere un monte, un colle o qualcosa. E a sud una fenice rossa, che potrebbe essere, secondo il Feng Shui, un masso attorniato da un filo rosso. Dai, ma è affascinantissimo. Comunque tutto quello che è Oriente è affascinante, c'è poco da dire. Dopo mettoli in pratica. È difficile, è difficile. Soprattutto spago intorno al masso. Poi spiegalo ai vicini. Va bene. Quali sono i principi del Feng Shui? Allora, fondamentalmente il decluttering. Cos'è il decluttering? Il decluttering è tutto ciò che è obsoleto, tutto ciò che è vecchio, tutto ciò che i ricordi, diciamo. Io sono molto propenso a vivere la giornata, a vivere l'attuale, il presente e il futuro. Certo. Già un ricordo che mi alza la mattina, dovessi vedere delle foto con delle mie ex, apro la finestra e mi butto giù dalla finestra. Certo. Da balcone, scusami. Infatti fa molto bene buttare. Eliminare completamente tutto ciò che è di più obsoleto, eliminare. Vivere veramente col presente, con i ricordi attuali e con quelli futuri. Questo è il decluttering. I colori, come dicevamo prima, i colori. Questa parola me la segno, mi piace, scusa, me la rivendo. Decluttering. Sì, che è la perfetto. Prima regola assoluta del Feng Shui per il benessere della vita domestica. Quindi eliminare, buttare via. Se si vuole, dopo ognuno. Nel cui ora si vive, ragazzi. È così. Allora, resta lì perché adesso abbiamo Imagine Dragons, visto che abbiamo parlato del dragone verde, neanche farla apposta. On top of the world. E poi davvero parliamo anche di come devono essere posizionati i mobili. Tutto qua, mamma, che com'è arricchente stare insieme.